Oggi 20 maggio 2020, mercoledì, e stiamo iniziando la nostra lezione di italiano. Oggi sto uscendo di casa con la mascherina per farvi vedere il nostro quartiere di San Caetano. Questo è il nostro vicino di destra, esse è il nostro vicino da direita. Qui abbiamo la fermata di autobus con una piccola biblioteca. Qui nós temos então a parada de ônibus, que tem uma pequena biblioteca, onde as pessoas podem doar livros para outras que podem ler aqui enquanto esperam o ônibus, ou podem levar emprestado para casa para ler e depois devolver. Repetindo, qui abbiamo la chiesa, il palazzo di sport, la scuola elementare, la fermata di autobus. Repetindo, nós temos a igreja, o ginásio de esporte, a escola de ensino fundamental, a parada de ônibus e a creche. Tudo pertinho. Vicino all'asilo, c'è la chiesa luterana. Do lado da creche, tem a igreja luterana. Qui c'è un piccolo mercato, qui tem un mercadinho, qui il parrucchiere, qui salone di bellezza, il parrucchiere, cabellerino. Qui c'è un studio legale, qui então un scrittorio di advocacia. Qui la parte indietro della chiesa cattolica con il suo bello giardino. Qui la parte di trás, os fundos da igreja cattolica con il suo bello giardino. Ci sono gli alberi, i fiori e un pergolato. Tem árvores, flores e un pergolato. Al fianco alla mia casa c'è un arancio pieno di frutta. Al lato della mia casa tem una laranjeira cheia di frutta. Qui è il viale Carlo Suri. Qui è l'avenida Carlo Suri. Una cosa interessante è che i moratori, cada uno deles, è responsabile per cuidare della sua parte del canteiro da frente della sua casa. Qui è una farmacia. Qui è una farmacia. Qui è un negozio di giocattoli. Qui è una loja di brinquedos. Qui è un negozio di vestiti. Qui temos una loja di roupa. Qui è una grande azienda di prodotti di pulizia, que a mata girando o sol. Aqui é uma fábrica grande de produtos de limpeza chamada Girando o Sol.
qui c'è un benzinaio. Aqui um posto de gasolina. Questo è un negozio di mobili. Esta é uma loja de móveis. Qui abbiamo una piazza di esercizi dove tutti possono usare, però piace di più sono gli anziani. Aqui tem uma pequena praça de exercícios onde todos podem usar, mas quem gosta mais e usa bastante são principalmente os idosos. Qui c'è il centro sanitario. Aqui temos o posto de saúde. Adesso facciamo il nostro esercizio. Agora então vamos fazer o nosso exercício. Vocês receberam um caça-palavras onde contém três palavras que estão abaixo na folha especificada. Vocês devem procurar essas 13 palavras e achá-las e circular no meio do caça-palavras. Depois de feito isso, vocês podem postar o resultado no WhatsApp da escola. Oggi era questo. Una buona settimana. Arrivederci.